Diego, buonasera, anzi buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova, è sempre la stessa storia qua. Però è partito bene. È partito bene, sì. Benvenuti a questa nuova puntata del Croce Italia Podcast. E oggi che cosa andremo a fare? Andremo innanzitutto a farci due chiacchiere, però Jason innanzitutto aveva detto una cosa importante, cioè... Infatti ripeto perché se non si fosse notato, io ho cambiato stanza, ho cambiato background, e questa è una cosa che ho deciso di fare, cioè voglio, per ogni tipo di format voglio usare un tipo di stanza. Per esempio per questo format ho deciso di usare la cucina, quindi... Per questo poi, per sfida l'ultima risposta, userò un'altra stanza e per altri format altre stanze. Però secondo me questa è la stanza migliore. Scusa, non mi viene da ridere che nel frattempo sto guardando sul cellulare a come viene cambiato in diretta. L'evoluzione, anche un po' crappato male, devo dire la verità alla regia, un po' crappato troppo a destra, però vabbè, ma come sappiamo questo è il format dove funziona tutto e non funziona esatto. Un cazzo, quindi è giusto così anche. Esatto, l'unico format dove funziona tutto ma non funziona niente. Allora io direi, quindi dicevi, ecco qua, ci siamo? Più o meno, sì, sfida all'ultima risposta, dicevi dove l'avresti voluto fare. Sfida all'ultima risposta, uso il salotto, perché secondo me quello è il topic per eccellenza, il format per eccellenza, quindi voglio usare giustamente il salotto. E, invece tu come stai? Che mi dici? Che mi racconti? A me tutto bene, devo dirti la verità, tutto bene, tutto a posto, sono un po'... Allora, ultimamente ho preso un paio di boccate d'aria, finalmente, non scendevo da un po'. Questo fatto della self-isolation l'ho preso un po' troppo letteralmente, non scendo da un bel po', invece ho avuto un po' l'occasione di fare qualche giretto, vedere un po' di gente, sempre ovviamente nel rispetto di tutto, delle regole e quant'altro, l'ho presa molto bene. E ci voleva. Quindi sì, necessario. Ma io non vorrei indugiare troppo su quello che riguarda la mia vita, perché vorrei... sono completamente fuori fase oggi. Fuori fase. Prima di introdurre il primo segmento di questo format, volevo ricordare che abbiamo un caro amico qui che è chiamato il Pallo, cioè la magica palla 8, che può rispondere a tutte le domande a patto che gliele formuliate in modalità sì o no. Quindi io chiederei a Jason di formulare la prima domanda di stasera e saluto tutta la chat nel frattempo, scusate, questa cosa ci ha un po' destabilizzato, però adesso siamo tutto ok. Quindi chiedo a Jason di fare la sua domanda. Allora, la mia domanda è questa. Allora, visto che a breve, come tu sai, ci sarà il mio compleanno, ovviamente il 9 febbraio, vorrei chiedere, io non lo so, sono sempre un po' monotono con le domande, però vorrei chiedere, visto che vorrei passare una giornata all'aria aperta, voglio chiedere al Pallo, fare due domande se possibile. Allora, okay. La prima domanda è, il 9 febbraio verrà a piovere o no? Allora io vado a scuotere subito, vado a interpellare il Pallo. Signor Pallo, il 9 febbraio verrà a piovere o no? Allora il Pallo dice, concentrati e riprova. Il Pallo ultimamente è sempre questo, concentrati e riprova. Ma è uscita anche la schiuma blu là. La schiuma dice, il Pallo dice, la mia risposta è no. Grande. Quindi, no, non verrà a piovere. E poi l'altra domanda. La mia seconda domanda è che vorrei chiedere al Pallo se i miei carissimi amici si degneranno di rispondermi quando ho detto se il 9 ci sarebbero stati. Questo vorrei capire se... Vediamo. Allora, il Pallo dice sì. Sì, okay. Però un sì secco. Sì secco, sì, sì. Ok. Allora, e qua possiamo vedere, infatti non so se riuscite a vedere qui la schiuma... questa schiumetta bianca e blu, ecco qua, l'ho preso proprio, si vede, ecco, è perfetto, sì. Ecco. Il Pallo risponde solo un numero limitato di domande e poi inizia a schiumare dalla bocca.
bocca. Intanto, allora, saluto la nostra chat. Come diceva Lollo, stiamo vedendo il titolo delle quinte, praticamente sì, stiamo vedendo il titolo delle quinte e cose che si possono imparare solo in questo programma dove funziona tutto ma non funziona niente. E partirei col primo segmento di questo format, ma vorrei fare una cosa, perché oggi c'è una differenza: sia Jason sia io stiamo ostando, quindi io chiederei a Jason, alzo le mani, okay, di mandare la caption e vediamo se funziona. Potrebbe anche non funzionare, perché ovviamente, come dicevo, funziona tutto e non funziona niente qua. Siete pronti? Io sono molto emozionato. Questa cosa proviamo. 3, 2, 1, via. Acquisto della settimana. È incredibile, funziona. Ha funzionato. Sento un po' più potente in questo momento. Ci sta. In modo che se qualcuno perde la connessione, non si autodistrugge lo stream. Questo è importantissimo. Allora, che cosa hai acquistato questa settimana? Jesse? Allora, inizierò io perché questa è una vera svolta nella mia vita, cioè questo acquisto è stata una vera svolta. Scusami se ti interrompo al volo, io chiedo intanto alla nostra chat di scriverci, anche voi scriveteci in chat cosa avete acquistato questa settimana, le novità, proponeteci le vostre novità che magari ci convincete a altri acquisti. Ecco. Prego Jason. Allora, io di base sono una persona poco tecnologica, cioè nel senso non ho molta dimestichezza con la tecnologia, però ho deciso di fare una specie di investimento, cioè mi sono un po' aggiornato e quindi ho deciso di comprare, ora faccio vedere, questo orologio. Ora, questo è uno smartwatch. In realtà poi mi sono documentato perché sapevo, l'avessi detto, in realtà purtroppo non è uno smartwatch, perché lo smartwatch consente anche di rispondere ai messaggi. Questo però li fa vedere in schermo. E io ho pensato, visto che io il telefono non lo uso praticamente mai, cioè nel senso a volte me ne dimentico anche, o lo perdo o non rispondo ai messaggi, questo secondo me è un ottimo modo per restare al passo con la vita. Sì, anche io lo penso. Sì, e inoltre c'ha anche, capito, tutte quelle cose che fanno fighe, che però poi effettivamente nessuno utilizzerà, sì, cioè non utilizzerò mai. Il cardiofrequenzimetro, quello per esatto. I battiti. No, c'è sta. Tipo il coso per, si chiama rilassamento. Praticamente tu lo attivi e lui ti dice quando ispirare e quando espirare. Intanto scusami se ti interrompo la chat, il nostro sergente ci dice un maglione nero da Alcott, bello, cioè com'è fatto, che fattura è, un bel maglione corposo, diciamo un maglione leggero oppure bello pesante? Io penso bello pesante, dice ho comprato un bel gioco che si chiama Stardew Valley, lo conoscete? Mai sentito nominare. No, io so che somiglia un po' a al gioco più bello del mondo, che si chiama My Time at Wurzia. So solo questo, però poi non è abbastanza famoso come gioco. Però la regia, scusami, ci dice anche io ho appena ricevuto uno smartwatch, quindi lo smartwatch sta spopolando. E, il mio non è uno smartwatch, voglio dirlo. Oh, buon salve al nostro caro Dodger 56. Io chiedo. Io mi stavo domandando la stessa cosa. Mi chiarire finalmente questo dubbio: è Dodger o Dogger? Esatto. Scrivici uno in chat, uno per Dodger, due per Dogger, oppure Do GGR come GG. Ah, perché GG è good game. No, Dogger, ok, vabbè. Quindi in pratica ho sempre detto Dodger in maniera sbagliata. Vabbè, non abbiamo mai ingarrato nessun nome, cioè, la verità. Costantino dice, anche col mio non puoi rispondere agli messaggi, ma è comunque uno smartwatch, è uno smartwatch non tanto smart. E certo chiedo a Dogger, che si è unito adesso a noi, se ha acquistato qualcosa di nuovo questa settimana e se ci può dare un suggerimento per qualcosa di nuovo. Comunque, Jason ha acquistato uno smartwatch non tanto smart, che ha una modalità rilassamento. E come funziona questa modalità rilassamento? Allora, praticamente funziona che tu quando l'attivi
questa parte sono le foglie, però quando la attivi, ovviamente ti dà un minimo o un minuto, puoi scegliere tra un minuto o due minuti, e in questo arco di tempo, all'inizio ti dice, si prega di calmarti, cioè ti chiede proprio di calmarti. Calmati. Quando ti sei calmato, devi aspirare. Ispirare? Quando aspirare, e poi espirare. Così sta scritto. Aspirare. Non lo so, però sta scritto aspira e poi espira. Ma non so, non so veramente l'italiano di questo smartwatch, che non è uno smartwatch. Però vabbè, il concetto è questo: cioè ci stanno tipo le rondini, e tu devi, quando vibra, poi lasci, butti via. Un po' rilassare, insomma, un po' di rilassamento. Scusa, intanto Dogger ci dice 1000 bustine per coprire carte da gioco. A faccia, 1000 bustine. Infatti, c'è acquisto forse esagerato. Ah, ci sta, allora, Dogger, perché cosa le comprate? Cioè, carte da gioco tipo, vabbè, normali, non penso. Penso più tipo qualcosa, che ne so, carte per qualche gioco tipo Magic, Yu-Gi-Oh! Oppure giochi da tavola. Quelle secondo me sono fondamentali, tipo per le carte dei giochi da tavola, che quando i mischi si fanno sempre, esatto, giochi di società, quando i mischi si fanno sempre una merda, sempre puntualmente, perché tipo si sfondano ai bordi, è una cosa che mi dà tantissimo fastidio. Non so se anche sì. Sì, concordo. Se gente dice una qualità media non troppo pesante, quindi adesso ci avviciniamo alla primavera, un po' più leggerina, ci può stare. 10 euro, prezzo ottimo. È un maglione nero. Sì, un maglione. Quasi vado a shoppare anche io. E, infatti, Dogger dice sì, sono molto delicate. E poi quando si fa quell'orecchietta che si stacca, la è finita. Carta, mamma mia, perché, poi la prossima, perché la prossima mischiata, cioè, si straccia completamente. E comunque, Jason, sto coso, sto smartwatch non smart, per la modica cifra di... Allora, questo costa esattamente, su Amazon lo trovi a 35 euro più o meno, solo che io ho fatto il reso perché ho restituito gli elastici della palestra che mi si sono sfondati, quindi diciamo ho avuto uno sconto di 18 euro, quindi diciamo non l'ho pagato a prezzo pieno, però di base costa 35 euro e ne vale assolutamente la pena, affidatevi. Dai, comunque è un ottimo... È un ottimo, appunto, un ottimo acquisto per i messaggi, sì, sì. Molto utile. Io mi ricordo tempo fa, quando stavo in Academy, c'avevo l'Apple Watch prestato, ovviamente non era mio, cioè avevo tipo a tempo limitato l'Apple Watch. È bellissimo, perché cioè, poi non ci fa incazzo, però ovviamente è bello, pure capito, solo poi tipo con l'Apple Watch ci puoi anche pagare in teoria, quindi non portarti completamente il telefono, il portafogli, ci sei col watch e sei una bomba. E niente, io invece voglio sapere il tuo acquisto. Allora, intanto vedo in chat, la chat si riscalda, e Jason ti dico, l'hai pagato 35 euro lo stesso, dice Costantino, semplicemente il resto era saldo Amazon, se la vogliamo. Vabbè Costantino, vabbè, ah, va bene regia, allora ok, se vogliamo essere precisi, non penso che la gente interessi questo. Cioè, c'è Topolino che ti dice, raga, sull'Apple Watch ci sta un'interfaccia con la voce di Topolino che dice, sono le 8 e tanto, tipo. Guarda le qua, identico, per rifarlo. Sono le 8 e quanto? Passano anche 10 minuti. Dogger infatti dice, però in cuor tuo senti che non hai pagato tutto. Infatti, perché esatto, se c'è una cosa di soldi dietro, cioè ti sembra che hai risparmiato, anche se in realtà non è così. E Costa dice, la voce Popolino ovviamente a best feature. Allora, io... guarda, la prendo in considerazione, quasi quasi lo shoppo anche io, perché è molto utile, molto utile. Allora, il mio acquisto della settimana, allora potrei citare e dire il microfono che tadan, è arrivato. È vero, il famosissimo microfono. Il nuovo microfono a condensatore, ma non è così, perché il mio acquisto della settimana l'ho acquistato ieri. Sta ancora in busta, infatti ho preso, vabbè, da Zara, non è product placement perché Zara non ci paga. Ah, e questo bellissimo cappellino, c'è ancora l'etichetta, infatti, che si ascolta un po' in Apple Pack, secondo me. Ma pure un po' in basement, io direi. Un po' Parker Cannon, a me sembra. Un po' di story so far. Sì, quella scia là, insomma. Quella scia là. Allora, guarda, adesso me lo provo anche per la chat. Diretta, ok, vai.
Allora, Dogger, aspetta, io Dogger mi dice buon pomeriggio sempre con la voce. Buon pomeriggio! Quindi, È ormai diventata una. guarda, il topolino, il local topolino di fiducia. Guarda, io direi che la prossima volta potresti anche presentare il format con la voce Con di la voce Topolino. di Topolino potremmo pensarci, è vero, fare un bell'intro con la voce di Topolino. Ci può stare, ci può stare. Allora io me lo provo, Vai. consapevole che appena lo indosserò non sentirò più niente perché mi leverò le cuffie. Vi faccio Ok. vedere Quindi. come mi sta. Wow, ti sta proprio una merda, che schifo, fa proprio vomitare questa. Sentito, Ah, mi sente? coglione. Quindi un No, po', diciamo. no, mettilo normale. Un po' mi ascolto un po' di storie so far con questo cappello, secondo me. Sì, è vero. No, molto figo. L'illustrazione era carina, mi piaceva. Poi devo dire, è il mio primo cappello con la Visiera. visiera a Semitonda, non tonda. semitonda, brava, la visiera piegata e non dritta. Che dici? Ti piace? È A me carino? piace tantissimo, ma ti sta anche molto bene. Cioè, a me questo tipo di. A me, guarda, piace più questo che quello con la visiera dritta. Non so perché. Allora, a me dipende, perché a volte questi cappelli qua con la visiera tondeggiante hanno un piccolo problema, cioè sono, come dire, un po' bombati, troppo bombati in testa, Ok. perché un po' difettosi. Docker dice, l'ospite di oggi pomeriggio è Ash Ketchum, però hai il cappello con anche il fatto dei due colori diversi sembrava un po', diciamo, il cappellino di Ash Ketchum. Beh, Mi ma Sketchum piace era un po' un po' di Napoleon, cioè, Napoleon, secondo si me, sì. ascoltava un po' i counterparts. Sì. Comunque, praticamente dicevo, mi piacciono, dipende dal cappello, devo dire la verità. Ci sono questi qua, a volte sono troppo bombati sopra e quindi sembra che c'è la capa tipo Marge Simpson, capito? Sì, però quelli là con la visiera piatta sembra, non so, che c'è tipo un lampione, cioè è troppo No, è lungo, vero. poi È sotto vero, è se vero. alzi un po' la visiera, c'è tipo il lampione su, cioè, bruttino. Infatti. No, ma infatti quelli con la visiera, aspetta, quelli con la visiera piatta, devo dire la verità, quando li indosso non me li sto mettendo più dritti, me li metto sempre al contrario Il perché mi dà contrario. fastidio un po' la visiera piatta avanti, però ragazza, comunque devo sostituire questo che è stato il mio fantastico cappello per tanti anni. E lo uso particolarmente in estate, infatti è sporco di merda qua sopra, tipo sabbia, terreno, sta roba così. Ah no, proprio merda, merda. No, letteralmente merda. E l'anno scorso si è sfondato finalmente, cioè purtroppo, vedi, non so se riesci a vedere, si è uno di questi cosetti. Ok, magari anche quello giusto, quello là che Bravo, quindi metteva. praticamente è sempre un casino, ho sempre paura di comprarlo. Però, cioè, io alla fine cappelli non è che ne porto tantissimo. Lo chiedo in chat, chi è solito portare cappelli, come li preferisce, visiera piatta o visiera tondeggiante? Soprattutto se all'indietro o in avanti. O all'indietro o in avanti. Intanto, buonasera, Ecco, Restream, lui, l'unico e inimitabile Restream, vero? il magico Stream Elements bot che vi ricorda. Plim blom, buonasera, potete unirvi al server di Discord del salotto sotto sopra nel link scritto in chat per essere sempre a contatto con noi, se non vi bastassimo già come rottura di coglioni l'intera settimana. E quindi dicevo, non è che lo uso tanto, però ho capito, tipo in estate parecchio, quando vengo in vacanza, tipo in posti particolarmente caldi, c'è il sole, un casino, là lo uso tantissimo, ne faccio abuso e li devasto, e infatti sono necessari proprio. Ma posso chiederti una cosa, una mia curiosità? Prego, prego. Cioè, perché, no, non lo so, magari chiedo anche alla chat, ma veramente utilizzi il cappello per lo scopo che ha il cappello veramente? Cioè, nel senso, usi veramente il cappello per ripararti dal sole? Perché Allora, io questa cosa non l'ho mai fatto, cioè l'ho semplicemente messo per scena, cioè non perché veramente mi aiutasse a vivere in estate. ti dirò, in passato no, non lo usavo per quello a cui serviva, lo usavo semplicemente come accessorio, va? Però sono un paio d'anni, 2 o 3 anni, che sto notando che in vacanza
ne risento parecchio, perché magari sto facendo anche un po' diciamo delle vacanze un po' più movimentate, cioè invece di andare in spiaggia e ti metti là e quindi il cappello sti cazzi perché ti metti a mare, stiamo facendo un po' delle vacanze un po' più movimentate, cioè quindi di andare girando, fare un po' di trekking. Ovviamente il trekking il pomeriggio non lo facciamo perché facciamo altro. La mattina puntualmente ci svegliamo alle 10:30, 11, quindi per scendere si fa mezzogiorno in posti dove ci sono 35 gradi 36 gradi. Okay. Il buon vecchio cappello bagnato in testa ti salva veramente il culo, veramente, veramente ti salva il culo. E quindi ho avuto veramente questa fantastica illuminazione di che i cappelli hanno effettivamente uno scopo oltre a quello di essere piacenti alla vista. E quindi li ho usati parecchio, infatti quello ho detto è sporco parecchio, perché tipo sporco di terreno, di sabbia quando sono salito da qualche parte su qualche montagna sperso nel nulla quest'estate. Infatti cioè, ne ho fatto veramente abuso tra quest'estate e l'estate scorsa, fondamentali, perché sennò si crepa, cioè sotto il sole, tipo un sole di 36-37 gradi a luna proprio di pomeriggio, quindi col sole perpendicolare in testa, è la morte. Quindi ho riscoperto un po' il cappello, devo dire la verità. E quindi sì, quindi il cappello anche. Quindi sono l'unico, vabbè, effettivamente forse in realtà, cioè io per esempio mi sono sempre immaginato che avere il cappello, cioè nel senso se tu hai il cappello, no, e vivi la tua vita normale, cioè secondo me fai così tanti movimenti con la testa che diciamo non è sempre utilissimo, cioè nel senso se magari vivi, cioè non so, ti sposti, comunque il sole lo acchiappi. No, allora, la visiera infatti è una cacata, cioè nel senso non serve un cazzo secondo me, non è che ti ripara veramente, però tipo c'è questa fascia qua in testa che cioè, ti parte da qua, ti qua, che se te lo bagni e te lo schiaffi in testa, cioè la testa fresca e poi ti comunque alla fine per quanto ti puoi girare c'è questa parte, la calotta superiore è coperta e quindi eviti l'insolazione, esatto, è la morte. Dogger dice io non sono fan dei cappelli. Dogger, ma cappelli estivi, quindi con la visierina, o anche i cappelli invernali tipo quello di Jason oggi, quelli un po' di lana, un po' di lana, magari quelli con i pompon. A me piacciono molto i cappelli, soprattutto quelli di lana invernali, quelli con i pompon, c'è una bella collezione. Io Dogger lo sai come lo vedo con quei cappelli con le orecchie abbassate. Non so se hai preso. Ah, sì, quelli tipo South Park. Esatto, un po' tipo russi anche con questa parte in pelle. Sì, tipo col bacco, va, diciamo. Sì, io ce lo vedo con questo tipo di cappello. Dogger dice mi danno fastidio dopo un po'. Sì, questo un po' sì, un po' sì. Diciamo, soprattutto se non sei abituato, iniziano un po' a essere scomodi, secondo me, alla lunga. Ma possiamo passare al prossimo argomento di oggi, perché i cappelli ne abbiamo ampiamente parlato, ed è Alexa consiglia. Quindi io vado a chiamare la nostra magnifica Alexa come ogni settimana, eccola qua, e il dico Alexa qual è il aiutami della settimana. Chuck 2, vai. Alexa, qual è il sconsiglio della settimana? Il sconsiglio, un po' spagnolo. Ma mi sa che te sento, lo sai, perciò manda. Alexa, okay. Qual è il consiglio della settimana? Morta Alex. Alex è andata. Alexa, qual è il consiglio della settimana? Si è verificato un problema. Problema. Chat dico intanto Alexa, se siete un ostaggio contro la tua volontà, spegnite e riaccendi di due volte. Oggi non vuole collaborare, allora io chiedevo l'ultima volta, Alexa, qual è il consiglio del giorno? Oggi ti svelo come mantenere pulite le borse in pelle. Dopo aver spolverato la superficie con un panno, immedi un batuffolo di cotone nel latte detergente per il viso e poi passalo delicatamente sulla borsa.
così resterà morbida e lucida più a lungo. Si è capito? Ma che cazzo, cioè... allora, quindi, ragazzi, se vi interessasse mantenere pulite le borse in pelle, potete usare un spolverare la superficie con un panno asciutto, poi dovete imbevere. No, imbevere non penso. Imbevere, ti faccio bere. Ma forse manco imbere. Ci sta quel video. Vabbè, questo sarà un argomento della prossima volta. Se non riusciamo, lo reactiamo quel video la prossima volta. Allora, comunque, un batufolo di cotone nel latte detergente e poi passarlo delicatamente sulla borsa, così che sia morbida e lucida più a lungo. Dogger dice: ora so cosa fare con la mia collezione di borse. E io dico che non ho minimamente intenzione di andare avanti con questo segmento. Non ho assolutamente. Ma più che altro, perdonami. Cioè, se mai dovesse succedere qualcosa alla borsa, cioè, tu veramente torneresti a casa, ti metteresti a fare le cose con... cioè, non fa niente, un po' sporco, cioè, cazzo... Sì, cazzo. Quanti problemi, cioè, veramente. Comunque, prego, andiamo avanti, perché questo consiglio... Cioè, inutile. No, vabbè, però questo mi dà uno spunto di riflessione. Borsa o zaino, tu? Cioè, tipo borsa a tracolla o zaino? O cos'altro? Niente, raga, rip Jason, mi sa. Non so se rip io o rip Jason, mi sa rip Jason. Raga, niente, fatemi sapere se io esisto ancora. Credo che Jason sia andato. No, ci sto. Ma ci sono sempre stato, in realtà. È solo stata un'illusione. Comunque, stavo dicendo... Allora, io ho passato varie fasi della mia vita. Allora, c'è stata una fase dove portavo il... leggere il commento di Dogger. Quello è fondamentale, eh? È fondamentale. Sì, sì, sì. In realtà tu scherzi, però, cioè... Comunque si sta portando ora il borse, magari messo a cioè nel senso messo non proprio come il parcheggiatore. Ma quello è il marsupio, no? Il borsello. Il borsello del parcheggiatore abusivo è tipo quello. Ah, ho capito quale dici. Ma lo faccio vedere subito quel borsello. Bello fracico, eccolo qua, ce l'ho. Sei pronto? Vai. Ecco, te lo share. Eccolo qua. Share. Eccolo in diretta il borsello dell'archeggiatore abusivo. Questo qua penso che ok. Questo, quello un po' Capix. Un po' Capix, è vero. Borsello tattico, proprio lui dice. Infatti, questi è molto molto alla moda, questi borselli. E tu pensa, Gesù, tu dicevi marsupio, tipo. Sì, no? Sì, io intendevo che questo. Tra l'altro è esattamente il marsupio che io che ho. Sì, sì, è proprio lui. Tra l'altro è esattamente il marsupio che ho io. Esatto, ma hai tutto là, cioè qualsiasi cosa sta là. Là. Comunque io stavo dicendo, allora ora zaino, per me lo zaino è la cosa migliore, però c'è stato un periodo dove ho usato tipo le tracolle in pelle, cioè tipo quelle borse in pelle. No, ho capito. È tipo una specie di tracolla, però tipo... Come te lo posso spiegare? Cioè nel senso tu lo metti solo su una spalla... E c'è tipo questa borsa, una borsa in pelle. Molto bella, cioè era bella quando la usavo. Al tempo era la moda. Sì, infatti, sì, Dogger, scusami, Dogger dice il marsupio è molto anni 90, tipo viaggio di famiglia all'estero col padre che lo indossa. Esatto. Ma infatti, guarda che il marsupio è tornato in moda dopo che è tornato un po' quel ritorno agli anni 90, con anche i giubbini di pelle, per esempio. Giubbini di jeans, vabbè, quelli forse jeans, un po' più anni 80. No, però dai, anche nei 90, fine 90, sì, 90 2000, sì. Sicuramente. Io mi ricordo quando ero piccolo, tipo 4 anni, 5 anni, c'avevo un giubbio di jeans, quindi fine 90 ci sta tutto. Però non eri nessuno, dice... capito? No, cioè, il giubbio di jeans all'epoca... Anche te lo dice, è bruttissimo, penso al borsello, dai. Penso di pesca al borsello e non a questo fantastico marsupio, perché altrimenti metto a piangere in diretta.
Esattamente. Ah, ok, esattamente. Allora dice: le tracolle che portano tante scelte della gente a scuola. Fa, ma la mia, io ce l'avevo, però non era di pelle, a me era tipo di. Ah, tu non hai mai avuto, tu hai sempre avuto lo zaino, dai. No, cioè, tipo il primo anno c'aveva la tracolla. Oh mio Dio, veramente. Sì, il primissimo anno. O il secondo. Poi sì, sempre zaino. No, io zaino tutta la vita, tipo quando devo portare tanta roba, altrimenti marsupio, che è una comodità incredibile, perché sì, io, cioè tipo in estate, inverno tanto quanto sti cazzi, perché c'è il giubbino, quindi c'è tasche addizionali. In estate c'è una difficoltà proprio materiale, io trovo, a inserire le cose nelle tasche, perché tipo tu scendi, devi mettere il cellulare, il portafogli, le chiavi, se fumi il pacchetto di sigarette, l'accendino. Sì, sì, questo, quell'altro, c'è un cazzo, un problema, ti cola il naso, non ti puoi soffiare il naso perché avevi tutte le tasche piene, non ti sei potuto mettere un cazzo di pacchetto. Si fa esatto. Dice questo, pure... cioè, proprio una comodità pratica. Infatti, ragazzi, guarda, scusami, Costantino, che cosa cazzo ha cacciato? Si portava molto la marca Vesca. Vespa. Intanto io saluto Miss Cappello, che si è unita appena al salotto. Benvenuta nel salotto sotto sopra, Miss Cappello. Non so se giustamente sì, Miss Cappello dice: vi lascio i capelli. Allora, Miss Cappello, buonasera. Io non so se è un caso o ci stavi seguendo, ma abbiamo finito tipo 3 minuti fa di parlare di capelli. Sì, ci piacciono molto. Io ne ho acquistato uno ieri, uno nuovo ieri, un bel cappellino, un po' si ascolta un po' Parker Kennon, poi Storico Basement non dire il suo nome adesso, ho capito, sì, questo è jokes di Bart, mi scappa l'urina. Comunque... ah, ok, ma l'ho capito io. Dannazione. Comunque, Dogger dice: che cosa ne pensate delle pochette da cioè pensi sempre che queste cose capitino agli altri, invece capitano anche a te anche fregare, dici, sì, che sì, cosa ne pensate delle pochette da uomo? Allora io ne penso per che... me è un no, per me è un no, no, sì, penso no, deciso, che no, not deciso. Deciso. No, deciso. E intanto chiedo alla nostra chat che cosa ne pensa delle pochette da uomo. Tra l'altro io penso che veramente, per esempio, la pochette è veramente una cosa che non ti dà tanta comodità, cioè, nel senso, molti dicono è comoda, però cioè, che cosa c'è di comodo nel mantenere tutto il tempo in mano? Infatti, non è comodissima. Infatti, credo che sia molto scomoda, perché uno si deve portare tutta la sera sta cosa in mano, che cazzo. Cosa ci dice Dogger? Portala come un popular opinion. Quindi ci fa capire che Dogger forse è amante della pochette. Ma aia, io su quest'onda dice un popular opinion, dicono, e io dico: parliamo di un popular opinion. Grazie per l'assist, Costa. Stasera torniamo a parlare di un popular opinion. E finalmente ne abbiamo una da un membro esterno del salotto sotto sopra. Dogger dice no, ma di che? Quindi no, abbiamo diffuso una fake news assolutamente non vera. Quindi a Dogger non piacciono le pochette da uomo. E la regia infatti ci dice: pronti a vedere quale problema ci sarà? Perché ovviamente questi sono esattamente i segmenti in cui esplode completamente il nostro stream, e noi ce ne vantiamo, perché è un record che vogliamo mantenere. Ma allora, la un po' la opinion di stasera, come dicevo, di oggi pomeriggio è Dante. Vabbè, è un po' sera, dai. Viene da ascoltatore del salotto sotto sopra, quindi non un membro, ma dal nostro caro Alcawiba, che ci ha mandato tramite email
appunto, se volete potete scriverci anche voi il sotto sotto gmail.com per mandarci le vostre unpopular opinion per le prossime settimane. Comunque Alcauiba ci ha mandato, perdona, dammi due secondi di tempo, devo prendere una cosa importantissima. Prego, io intanto dico, Alcauiba ci ha mandato questa unpopular opinion che io ho molto piacere a visionare, e vedremo se ne siamo se siamo d'accordo con questa opinion o no e quanto è unpopular. Allora io chiedo di andare alla regia, vai con la conchiglia. Ecco, ci sono. Dai maestro, vai col tutto. Ciao Fra, ciao Jason, la mia è una grande unpopular opinion, soprattutto essendo un barman. Posso dire che le birre fanno cacare, qualsiasi tipo, le artigianali, quelle leggere, quelle tutte, doppio malto, fanno cacare. Ciao Fra, ciao Jason, la mia è una grande unpopular opinion, soprattutto essendo un barman. Ebbene, ebbene, ebbene. Allora io posso dire solo una cosa, è incredibile come, almeno personalmente, ogni unpopular opinion... è veramente molto unpopular, per me. Nel senso, 3 su 3. Davvero unpopular. Cioè, allora, no, allora, la prima era borderline per me. La prima era quella dei giochi a difficoltà massima o difficoltà bassa e difficoltà. Quella è borderline. Quella della Nutella, unpopular. Questa ancora più unpopular. Sì, vabbè, sì. LOL. Non avevamo dubbi. Guarda, mi credi, sei l'unica persona, cioè, prima di... Alcauiba, sei l'unica persona che avesse una popular opinion simile che conoscevo. Sì. Bella pesante. Allora, che ne pensi, Jason? Allora, io penso che, cioè, nel senso, allora, arrivare a dire fa schifo, cioè, allora, io posso capire che magari non la preferisci, perché io conosco molta gente che magari preferisce, ecco qua, il vino, la sangria, il superalcolico. Però, cioè, nel senso, se io penso ad una pizza o ad un panino, cioè, io vicino per forza ci devo mettere la birra. Cioè, nel senso, ma poi ci sono le birre artigianali che la sono... chat si scalda. Cioè, questa è la mia che non capisce un cazzo. Allora, l'hai detto tu, non l'ho detto io. No, allora... No, allora, io rispetto l'opinione, perché magari... No, infatti, non... Cioè, non fa schifo, non oggettivamente. No, cioè, voglio capire, non la preferisci, però dire che fa schifo la birra per me... Ma sai cosa? Per me è molto difficile dire fa schifo, perché proprio nello specchio della birra, nell'ambito della birra, ci sono così tanti sapori diversi che mi viene difficile dire... la birra fa oggettivamente schifo, esatto. Cioè in generale, cioè posso dirti anche a me ci sono dei toni di birra, delle, come cazzo si dice, dei tipi di birra che non condivido, cioè non apprezzo, non hanno il sapore che mi aggrada, però ci sono tanti altri che sono completamente, cioè tra birra e birra sono sapori talmente diversi che potrebbero essere quasi due bevande diverse. Sì, sì, è vero, sono d'accordo. Cioè, tipo, metti, che ne so, la Desperados e la Ceres. Cioè, sono proprio, almeno personalmente, secondo me sono proprio due gusti diversi. Cioè, nel senso, la Ceres è un po' più amara. Invece la Desperados è molto meno amara, esatto. Sì. Allora, già poi ci stavo per citare una nota birra italiana dicendo questa è la classificazione di chi l'ha approvata. Voglio sapere quale birra è, ovviamente senza diffamare questa nota birra, voglio sapere comunque la tua opinione su questa birra. E comunque posso anche pizza e vino rosso da sempre con nubio di vino. La battuta, Pizza e vino rosso. No, per me no. Per me il vino ci va solo su una bella braciata. Sì, sulla carne, ragazzi. Sì. Ma anche sulla pasta. Sì, sì, esatto. Su tutto ciò che non sia pizza e panino. Cioè, no. Infatti, allora io chiedo in chat, fateci sapere qual è la vostra birra preferita e se condividete o no questa opinione. Chiaramente ironico, Dogger. Infatti, non siamo all'altezza della veramente di oggi, non siamo all'altezza di capire. Comunque posso classica, ma infatti la pizza e la peroni sì. Posso permettermi di chiederti qual è la tua birra preferita? Allora bevi. Sì,
Allora, se ti dovessi, diciamo, dei marchi, dei vari marchi, la mia preferita è la Menabrea. La Menabrea è una birra italiana molto molto buona. Costantino non condivide questa mia scelta. Abbiamo avuto molte volte questa discussione non No, mi ma anche piace. Doggers vedo che è un po' contrario. Anche Dogger's dice Menabrea cosa? Raga, a me piace, è molto 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 buono, mi piace molto. Se gente dice la Tennent's fa schifo, allora io non dico che fa schifo, Non ma la preferisco. anche a me non piace come birra, non mi piace. Preferisco molto le birre chiare io. Sono un fan delle birre chiare in generale e mi piacciono anche le scure, non vado pazzo per le rosse perché hanno spesso dei sapori un po' troppo speziati per i miei gusti, che non riesco a farmi piacere. Allora, Dogger dice, io vado a periodi con la tendenza, periodi in cui amo il sapore, periodo in cui la odio con tutto me Ma stesso. come? Peccato, ti stavo per consigliare la mia preferita. Ma guarda, allora io accetto volentieri il consiglio, Dogger, e la prossima volta me la bevo alla tua salute e ti faccio sapere se magari cambio idea su questa cosa. E Proviamo a invece tu, Cesar. indovinare, proviamo a indovinare. Allora, io, ecco qua, risposto subito. Corson Don Cruz. Corsa and Don Cruz, allora io non è facile da trovare purtroppo. Allora chiedo alla regia se me lo copia e me lo incolla, me lo invia in chat perché io da Restream non posso copiarlo. Jason, tu invece? Allora, io personalmente la mia preferita in assoluto, cioè quella che prendo sempre e preferisco, è la Bud. La Bud è la mia preferita. Però, per esempio, a me piace pure la Fax, che la Fax è quella un po' più, non so se conosci, di Sì, gradazione un po' più alta. la conosco, è quella che fa quelle tipo i barattoloni, eh. Esattamente, quella pure mi piace. Però la Bud per me è insuperabile, cioè veramente insuperabile. Allora, Dogger dice onesta, senza infamia e senza lode. Quella Ok, con cui bel centro. bevi al Murphy's Law. Sì, raga, vabbè, poi c'è, senza manco dire che ovviamente c'è una grande differenza tra quell'artigianale e quelle. Ovviamente, ovviamente. Vabbè, comunque io in generale apprezzo, sarò un po' pussy in questo senso, ma apprezzo di più le birre con gradazioni non troppo elevate. Un bel 5, 6, 7, va. Soprattutto Ma mi sì, piacciono ma. tanto le Weiss mi Ok. piacciono veramente tutto. Ma in realtà sì, perché poi effettivamente, cioè, se devi bere, per esempio, mentre mangi la pizza o mentre, non so, mangi un panino, una birra troppo, di gradazione troppo alta, cioè, non ti Non va. scende, cioè, non ci azzecca. Cioè, secondo me in un pasto ci vuole una birra che ti disseta anche e ti dà dei bei piaceri. Certo. Facciamo così, la tua birra, la birra che non preferisci? La birra che non preferisco è proprio la Ceres. La La Ceres mi Ceres. fa veramente schifo perché è troppo amara. Non lo so, non mi prende proprio. Allora, scusa se ti interrompo, cosa dice? Sì, Dopo pure stiamo questa, leggendo. io ora sono in piedi perché il mio smartphone ci mi ha detto che sto seduto da troppo tempo. Già sono capito anche a te? In realtà io penso che abbiamo due smartwatch completamente differenti. E il mio non è uno smartwatch, però Tengo a precisare il che. mio è troppo noioso, cioè nel senso mi dice semplicemente quanti passi, perché poi ti fa impostare tipo un tot di passi che dovresti fare al giorno, solo che stando in quarantena, cioè capi, il minimo era 5.000 passi, ma come fai 5.000 passi stando a casa? E quindi mi dice ogni volta che non ho raggiunto il risultato e mi fa sentire un po' un fallito nella mia vita. Allora, sì, quello succede spesso, anche quando c'avevo smartwatch, mi diceva sempre no, non hai completato, non hai completato, Stai facendo io della tua vita. non mi rompo i coglioni, fammi fare il cazzo Ma che che vuoi, pure a ho me. portato. Comunque, dicevo, allora, una birra, la mia, che ti ho chiesto? La tua Quella che ti fa preferita? proprio schifo, la tua preferita, esatto. La mia preferita è sicuramente la Tennent's specifico, la Tennent's quella diciamo
la Super Tendence da bottiglia, quella mi fa Super Saiyan. Mi fa proprio cagare, cioè la classica Tendence che si prende in bottiglia. Ok, ho capito tutto. Non se ne scende proprio. Ma possiamo spendere delle parole dolci anche un po' per la Peroni? Cioè, questo stavo dicendo. Stavo dicendo proprio questo. Alla fine, se ci pensi, davvero che ho bevuto di più è sicuramente la Peroni. E ti devo dire la verità, a me piace. Ma infatti, cioè, secondo me, non è che mo dobbiamo fare tutti sofisticati. Cioè, nel senso, la Peroni è una signor birra, secondo me. Cioè, allora, non c'è da vergognarsi. È una birra onesta, è una buona birra. Cioè, ha un sapore decisamente un po' sciacquato, nel senso che è la birra che può piacere un po' a più persone, cioè, la mainstream, esatto, quel sapore caratteristico, e tu dici questa ti piace o non ti piace. Dalla chat ci chiedo: devi provare la Scotch Ale alla spina della Tendence, immagino, e mi dice Dogger: avete mai provato le Tendence non classiche? E in realtà purtroppo no. In realtà no, mi sono fermato alla bottiglia. Il problema è questo, è che di solito il mio processo parte dalla bottiglia e continua con le artigianali, perché mi trovo più spesso a bere birre in bottiglia che birre artigianali. Sergente dice: la Bud è ottima, l'Icnusa non filtrata è buona, anche quella mi piace. L'Icnusa, anche a me piace. La non filtrata mi piace tanto. Tendence Scotch Ale è veramente buona. Allora chiedo anche alla regia di scriverci, di passarci questo nome, scrivercelo in chat. Birra Messina conoscete, di nome mi sa che... cioè, mi sa, nel senso, sì, è palesemente italiana, siciliana. Vorrei anche dirti che di Messina, però sarebbe proprio, capito, molto scontato. Credo di averla assaggiata un paio di volte. Ah, coi cristalli di sale, cazzo, è vero, è quella con i cristalli di sale. Cristalli di sale, cosa? Cioè, è una birra con i cristalli di sale, sì, l'ho assaggiata qualche volta. Sai che, no, forse l'ho bevuta proprio con... Dogger qualche volta, forse mi ha fatto bere uno, ma si sblocca il ricordo. Potrebbe essere. Comunque, volevo dire che vabbè, la 1846 è da apprezzare. A me piace anche la Desperados come birra, sì, che è la birra che ama, cioè no, ama la birra, l'unica birra che riesce a bere il nostro Lollo, che riesce a apprezzare. È molto buona, guarda, tra quelle a gradazione un po' più alta la Desperados è quella che mi aggrada di più. che simpatico. Ma con cosa è, cioè, nel senso, cosa c'è nella Desperados? Illuminami. Tequila. Nella, okay. Classica. Nella classica. E invece mi è piaciuta tanto da provare, la prossima volta la proviamo insieme nel caso, quando scendiamo, se possiamo vivere di nuovo, la Beck's London, no, Beck's Berlin, che okay, è una variante della Beck's, però è scura, non ricordo precisamente che cazzo sia, non ricordo che variante sia, però è un po' più carica della classica Beck's, che dovrebbe essere la Beck's, credo sia una lager semplice, quella diciamo più famosa. E però è buona, è molto buona, molto buona. Io te la consiglio vivamente. Ma io chiederei, prima di passare avanti, l'ultima birra che vorrei analizzare con te. Vai. E anche con la chat. Cosa ne pensate della Corona? Allora, io vorrei che la chat mi rispondesse cercando, sì, di... Vediamo la chat. Tu che ne pensi? Allora, io che ne penso? Allora, a parte che c'è un po' una sua nomea, la Corona, cioè, ma al di là, sì, della birra in sé. Sì. Allora, la prima cosa che viene in mente quando dici Corona, viene in mente quando stavamo in Croazia e quel tizio andò a comprare le birre. Dove racconta tu questo episodio? Sì, dai, ce lo possiamo anche dividere. Dai, vai tu, va. Allora, questo episodio è molto divertente. Allora, noi eravamo a Kvar e vabbè, c'era, diciamo, eravamo in spiaggia e c'era poi il negozietto che vendeva le birre, chioschetto quasi, no? Comunque mi ricordo che andammo io e Fra, perché
per comprare una birra. Prima di noi c'era questo ragazzo che era palesemente, nel senso, non era croato, però questo l'abbiamo scoperto dopo, perché il ragazzo chiese una birra. Posso interrompere? Allora, diciamo, contesto, era un posto palesemente turistico, e i bartender parlavano inglese a prescindere dalla persona che si trovavano davanti, perché era pieno di turisti, quindi che si mette a parlare la lingua locale e ci dice parlo inglese, no, parlavano sempre in inglese. No, è vero, parlava sempre in inglese, solo che successe questa volta che il ragazzo ordinò la birra e tipo la ragazza si lasciò andare in una sorta di discorso, non lo so, monologo, un discorso strano però in croato. Il ragazzo stava ad aspettare, cioè stava ad aspettare che la tizia finisse di parlare. Molto educata. Sì, molto educata, perché finisce di parlare il ragazzo, I don't understand anything. Ho capito, che giustamente aveva capito un cazzo di quello che stava dicendo, però alla fine... Ma poi... Nel senso, no, alla richiesta di una birra, mo, capì? Dici no, non ci sta. Non è che ti lascia andare tutto nel discorso filosofico, capito? Che poi il ragazzo non ha capito un cazzo. Perché non sta... Ah, ma Costa dice magari ha fatto l'elenco, no? Ma perché lui gliene chiese una particolare, mi sa. Cioè, o forse ne era manco una birra, forse era un gelato, tipo. Amico. Non lo so, però quel ragazzo mi ha fatto molta tenerezza. Comunque, vabbè, dalla chat ti dico che ha iniziato il flame con questa cosa della corona. E Marco Tillo dice niente di particolare, il nostro caro Sergio. Si è contenuto strano. E Joker dice: è molto un popular opinion. Cioè, facci sentire un po'. Cioè, molto un popular opinion la tua sulla corona. Quindi cioè, l'apprezzi, non l'apprezzi. Allora, io personalmente credo che sia una buona birra da bere in spiaggia, nient'altro. Se dovessi bere in altri contesti, non la berrei. Ok, quindi diciamo è legata più al contesto che alla birra in sé. Sì, non è male, non è una cattiva birra, però non è neanche, cioè, diciamo che in generale preferisco bere. Esatto, appunto. Okay. Io non l'ho mai assaggiata, ecco qua volevo arrivare. Non ho mai assaggiato una corona. Allora, Docker dice, sì, secondo me è una buona birra, ma è poco apprezzata perché era molto di moda. E ci racconta anche lui un episodio di turismo. Io odiavo i tipi sulla rampa a Barcellona che ti spacciavano la cerveza Estrella. Vabbè, quelli, cioè la cerveza Estrella in Spagna te la buttano in faccia ovunque. Un po' come i Bacardi Breezer. Allora, questa è un'altra parentesi. Bacardi Breezer, ma che cazzo, sai quant'è che non bevo un Bacardi Breezer? Oh, a me piaceva tantissimo, cioè lo so che mo era 15 anni per i bambini. No, ma era buono. Era buono. Raga, cioè, era... Costa dice, io li ho riscoperti di recente. Allora, la prossima volta tutti quanti a bere una corona e un Bacardi Breezer. Esatto, vai, in live. Ah, sì. Docker dice, sì, ma le birre le cacciano dai cestini dell'immondizio dai tombini. Lo so, come quando siamo andati a Valencia. Che cazzo di cestini ovunque, ti ricordi? Ti ricordi quando pensavo che quello volesse tirare una lattina in faccia? Stavo camminando e in pratica c'avevano questa brutta abitudine di mantenere le birre così, no? E io, stato della libertà. Questa così la teneva. No, ma no, così, proprio così, capito? Cioè, proprio di età, cioè, sì, chiamo in faccia. E io, cioè, mi stavo sopra a pensiero e sobbalzai perché ho convinto che questo mi stesse tirando una lattina in faccia per qualche motivo. Comunque, vedo che comunque si è instaurato molto il tema del viaggio anche in collegamento con la birra, quindi ci sta. Sì, ci sì sta. Vabbè, poi vanno di pari passo ci in sta. Qualche modo. Magari la settimana prossima possiamo dilungarci un po' di più, se rientra nei nostri discorsi la settimana prossima possiamo dilungarci un po' di più su qualche esperienza di viaggio. Ma magari ci esce una bella un popular opinion sul magari, viaggio. Magari, è vero, ci esce una bella un popular opinion, perché no? Io però io... mandateci le vostre un popular opinion a saltosottosupra@gmail.com. per noi è sempre un piacere riceverle e discuterne. Ma io direi che a questo punto, se tu sei pronto, anche perché da oggi ho anche io il controllo, potere, alzo le mani,
E quindi io lancerei il prossimo segmento, che è un segmento che almeno nelle due puntate, tre puntate che abbiamo fatto, ha riscosso molto successo, se ne è parlato molto. E esattamente questo segmento è l'angolo dei Napoleon. Ora, per chi non lo sapesse, l'angolo dei Napoleon è il segmento musicale, quindi diciamo ognuno di noi, e siamo due, quindi io e lui e basta, porterà una canzone che in questa settimana magari ha ascoltato con più frequenza, quindi magari che l'ha appassionato, e ne parliamo un po' con voi, quindi diciamo è un modo anche per espandere le nostre conoscenze musicali, tra virgolette, far conoscere canzoni o conoscere canzoni. E io partirei subito con la mia, se sei pronto. Ok, il mio brano è un brano di una cantante che io a me è sempre piaciuta tantissimo. Lei, da quanto ho capito, prima di essere cantante è anche produttrice, oltre ad essere cantante. E sto parlando di Sia, che nell'ultimo mese... Non sapevo che anche producer, davvero? Mi pare di sì. Mi pare che lei fosse anche produttrice, però non vorrei sbagliarmi, se sto dicendo una cavolata, correggetemi. E la canzone... Stiamo parlando di Sia, no? Ah, Sia, è vero. Purtroppo mi confondo sempre. Quindi sì, stiamo parlando di Sia, un gruppo formato da sole donne, che diciamo ha avuto molto successo, e in particolare diciamo io mi sono concentrato su una canzone che è uscita nel periodo prenatalizio, diciamo. Infatti questa è proprio una canzone di Natale. Io qua voglio anche aprire una parentesi, che quanto sono belle le canzoni di Natale, cioè di Natale nel senso, capì, fatte da cantanti Antonio di Natale. Tutta allora. La canzone, poi dopo discutiamo. La canzone è Snowman dei Sia, che è una canzone, appunto, Snowman è pupazzo di neve, quindi una canzone natalizia che ha tutte le sonorità di una canzone natalizia. E io veramente, a parte che l'ho scoperta tipo dopo 5 mesi, cioè ovviamente io le canzoni sempre in ritardo ci arrivo. E comunque niente, in questa settimana mi sono distrutto con questa canzone, perché non lo so, mi dà molta tristezza, anche se non è triste, però non lo so perché mi trasmette molta malinconia, non lo so perché. Vabbè, un po', come dice, emozionale più che te. È molto catchy, ma infatti Sia fa sempre canzoni molto catchy, che ti fanno un po' piangere, un po' ballare. Vabbè, questa è una cosa. Allora, io poi, vabbè, risulterò proprio ignorante come sempre, perché ogni settimana tu mi dici la canzone e io dico sempre, non conosco quasi niente di questo artista, nonostante sia tipo un artista al top delle classifiche ogni settimana, a parte un paio di canzoni. Allora, mi sa che ti sia, io conosco solo questa e Titanium, quella che fece con David Guetta, tipo... Ti ricordi? Vabbè, Chandelier, pensavo. Ah, Chandelier, vero, Chandelier, queste tre conosco. Allora, mi piace, non è proprio nel mio mood, nelle mie corde ultimamente, perché ultimamente sto un po' sulla roba un po' più pop classico, va, poppeggiante, o un po' sulla roba un po' più turnover, va. Ok, molto più... Però immagino la gente possa capire. Sì, esatto, ovviamente, quindi ho scelto proprio la parola giusta in modo che potevano comprendere tutti. Mi piace. Allora, il sergente dice: perché non ci neanche una mega di Renzo Arbore? Penso che sia la sua soundtrack della settimana. Infatti io propongo a chi ci sta seguendo di scriverci la loro soundtrack della settimana. Fateci sapere qual è stato il vostro angolo di Napoleon di questa settimana e cosa ne pensate del nostro angolo di Napoleon della settimana. E, allora, a me piace e come dicevi, le canzoni di Natale sì, sono carine, sono molto belle, secondo me ci sta, è una cosa che è molto bella. Fai un la po' Joyce Manor anche. Un po' Joyce Manor. Joyce Manor c'era un sacco di questi pezzi tipo di Natale. Qua c'era un pezzo proprio... Angel in the Snow era palesemente una canzone di Natale, non essendo una canzone di Natale. Molto figa. E la consiglio a tutti. Angel in the Snow dei Joyce Manor. Questa volta sono veramente, nonostante un nome di persona, Joyce Manor, questo è davvero un gruppo,
una persona. E soprattutto è un gruppo che stiamo usando per il motivo per cui deve essere usato. Esatto. Non lo so. sì, allora, a me come canzone natale piace molto Christmas Lights dei Coldplay. Davvero, okay. Non so se la conosci. È molto più o meno. È molto molto bella, molto figa. Poi c'ha, vabbè, i Coldplay sono molto bravi. Non mi piace tutta la loro roba, però però mi piace parecchio. Intanto Dogger ci dice: io sta settimana ho scoperto la collaborazione tra Hernia e i PTN, è messa un po' in loop. Allora, PTN non so, Pinguini Tattici Nucleari. Ah, Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto un pezzo con Hernia, veramente. Sì, è uscito un pezzo con Hernia, tra l'altro è bellissimo. Cioè, io per esempio ho visto il video ed è molto, perché poi teoricamente è una canzone d'amore, no? Però sai, molto, poi Hernia fa sempre questi video un po', sai, camorrista, capito? Lui spara, uccide la gente, capito? Fa questi video un po'... Sì. E quindi c'è praticamente il video dove sta lui, capito, vestito, sai, un po' da bullo, e fa questa canzone, cioè canta questi versi d'amore, e poi dietro ci stanno i Pinguini Tattici Nucleari che prendono ammazzate tipo tutti i dipendenti delle banche. Comunque, salutiamo a Ludos che è arrivata adesso. Dice: sono in ritardo. Salutiamo. Non so, bonsoir, bonsoir. C'è Snowman di Sia come canzone di Natale. Ma in realtà stavo parlando proprio. Siamo partiti proprio da Snowman di Sia, che è l'angolo di Napoleon di Jason di questa settimana. E allora, Dogger, sono contento di essermi riscattato. Ma io ti consiglio di provare una bella menabrea artigianale, una Vice, quelle belle fatte bene, con un po' di schiumetta sopra, sistemata, quello è il piacere della vita, veramente i piaceri della vita. Il sergente dice: Michael Bublé si è accampato con i dischi di Natale, come se avessi accettato. Guarda, quando ci andiamo a bere una cosa te la offro io, se troviamo il posto. Allora, proposte. Comunque, sì, stavo dicendo canzone di Natale, vabbè, questa canzone Bublé, in generale, sì, Michael Bublé ci ha fatto proprio la discografia. Pratica, sì, però sono belle anche soprattutto nel periodo di Natale, fuori contesto stonano ovviamente un po', però capito, io, cioè, come artista, cioè gli artisti, capisco che gli artisti siano invogliati a fare un pezzo tematico sul Natale, poi perché Natale porta anche tanti schemi di scrittura. Quella di Train è molto orecchiabile, Shake Up Christmas, tipo una cosa del genere. Qua mi cogli impreparato. Shake it up, shake up your happiness, wake it up, wake ah, up. Ah, okay. Oh no, it's Christmas time. Questo ce lo conserviamo dopo per il futuro. Lulus dice: comunque Jason, farti sentire meglio, ieri ho scoperto che una mia amica pensava che The Weeknd fosse una band. Ma cioè, perché non è così, scusami, pensavo che The Weeknd sia una band, cioè anche io ero convinto, sì, di questa cosa. Ma è una band, cioè, è una band, è ufficialmente una band. I The Weeknd sono ufficialmente una band. Sì, comunque dicevo, anche perché Natale c'ha tante metafore, tante un po' similitudini, tanti appigli che puoi fare anche a livello di testo, secondo sì, me. Sì, soprattutto di testo. Insieme, la famiglia, l'amore, sta roba. Sì, sì, il cupazzo di neve, la neve, il freddo, le coperte, il camino. Ci sta. Napoleon sempre. Allora, io sono stato un po' su un altro stile questa settimana, cioè sempre sul pop, però un po' diverso dal tuo, perché il mio pezzo di questa settimana è Prisoner di Miley Cyrus con Dua Lipa, che è molto, non so se lo conoscete in chat, è molto molto bello. Allora, Dogger dice: ascoltatevi Mecna. Mecna è veramente bravo. Mecna è bravo, è bravo, bravo. Mi piacciono molto i suoi primi album. L'ultima roba non l'ho sentita, devo essere sincero. Però, tra l'altro, Mecna credo sia nostrano. Mi sembra sia sicuramente del sud. Forse, non ricordo se è pugliese o campano.
Questo non lo so. Comunque, Prisoner di Miley Cyrus e Dua Lipa, Miley Cyrus e Dua Lipa, molto bello, un pezzo molto, molto, mi ricorda tanto delle vibe che aveva Madonna anni fa, un po' Like a Prayer, mi ricorda, con la pezzo, quel mood là. Infatti Miley Cyrus ha un po' questo voler andare un po' a queste figure del pop degli anni 90. Sì. Figo, molto bello, un pezzo molto bello, anche molto, molto catchy, diciamo, molto movimentato. E poi io penso che le loro voci si sposino molto bene insieme, quella di Miley Cyrus e cosa? Dua Lipa, cosa? Lipa. Allora, io se posso, Prego, prego. finito, posso. Allora, io guarda, sono estremamente felice che tu abbia portato un pezzo di Miley Cyrus, perché io ovviamente siamo arrivati al punto, secondo me, dove io farò incazzare Lulu Dolls, però penso, però Miley Cyrus mi sta altamente sui coglioni. Allora, sia come personaggio, però vabbè, una mia, nel senso, sempre una mia opinione. Non mi piace come personaggio al di fuori della musica e non mi piace nemmeno la sua voce, cioè, nel senso, non lo so, un po' racchia, non lo so, A non mi fa impazzire. me piace parecchio la sua voce, un po' roca, quella voce un po' roca che ci sta, un po' Loredana Bertè, secondo me. Ma Loredana Bertè. No, sì, per esempio Dua Lipa mi fa impazzire. Dua Lipa è una bomba, cioè, nel senso, una bomba sia musicalmente, sia come proprio presenza, cioè, nel senso, come presenza mi piace parecchio. Invece Miley Cyrus la vedo un po' una ragazzina scema, però questa è la mia impressione, perché. Allora, guarda, scusami se ti interrompo. Allora, sì, Coso Mecna, stavo cercando sul Mecna perché Doge dice romano, e effettivamente Pugliese, di San Giovanni Rotondo, Dove, che mi dove? pare Pugliese, come ho detto, Pugliese. Pugliete, se. Raffato. San Giovanni Rotondo, che mi sembra che dove è nato Padre Pio, non mi vorrei sbagliare. Attenzione Ah qua. no, ospita le spoglie di Padre Pio, San Giovanni Rotondo, quindi Mecna è sicuramente Cultura, da Padre Pio. E sì, Nico Pandetta. Maestro parte 2. Allora, lui si dice: ascoltate l'album di Dua, è lei che ha un sound retro e l'ha riportato in voga. Questa è una popular opinion, quella che mai li sta sul cazzo. Ma guarda, se ci fai qualche ascolto in più, secondo me è interessante. È secondo me un personaggio molto controverso. Io mi sono andato a leggere un po' di roba perché ovviamente io voglio anche un po' capire i personaggi che io porto all'angolo di Napoleon. Sono andato a leggere un po' di roba su di lei e lei ha avuto un po', tra virgolette, il trauma della Disney, cioè a una certa lei ha voluto prendere proprio completamente una direzione opposta perché era comunque una persona, cioè le facevano ritrarre un personaggio che alla fine lei non so se non fosse mai stato, ma sicuramente non era più con Anna Montana. E era carino perché diceva che c'era un'intervista in cui dice che lei ha deciso di smettere di tagliare tutti i ponti con la Disney e smettere con Anna Montana nel momento in cui ha fatto sesso per la prima volta. Quindi, diciamo, dopo la sua prima volta è come se avesse, cioè, raggiunto la consapevolezza di aver ottenuto una certa maturità. E nell'intervista diceva proprio: dopo aver fatto sesso per la prima volta ho capito che non avrei mai più rimesso una parrucca in testa, quindi capito, non voleva più fare sta roba di Anna Montana. Quindi infatti Dogger dice esatto, questo voler essere completamente diverso dal finto politico dei correct disneyano l'ha portata ad esagerare, ma infatti secondo me è stata proprio una reazione contraria a questa cosa. Però
che all'inizio era solamente, secondo me, un andare contro il politically correct, adesso si sta un po' sfociando nel gioco degli estremi che facevano, appunto, come dicevo prima, Madonna, tipo negli anni, secondo me negli anni 80-90. Io la associo molto come figura a lei. Però Madonna, secondo me, era, cioè, ovviamente sempre la mia impressione, però Madonna era elegante, cioè, nel senso, per me era molto elegante in quello che faceva, nonostante lei volesse poi, diciamo, tra virgolette, trasgredire. Invece Miley Cyrus, non lo so, mi sembra l'adolescente che... Ma pure, per esempio, nella sua vita quotidiana, cioè tutta la storia che c'è stata col fidanzato, che poi si sono lasciati... Questa storia, spiegami un po'. Vabbè, quella è stata, se non sbaglio, con il fratello di... Te lo ricordi Hunger Games? Sì. È quello che faceva il ragazzo buono. Cioè quello là, non quello che va insieme a lei a fare gli Hunger Games, ma quello là che sta all'inizio, figo, alto, che sta nelle montagne con lei. Come cavolo si chiama? Gale, tipo, una cosa del genere. Ah, Gale, sì. Sì. Lei con questa, cioè con lui stava, che poi questo è il fratello di... Ah, no, okay. Lui è... cioè diventa... Posso sparare Hunger Games dopo 30 anni che è uscito? Sì, sì, spero, penso. È quello che poi diventa cattivo, tra virgolette. Diventa cattivo però perché gli fanno tipo il lavaggio del cervello, tipo, del genere. Che poi questo è il fratello di quello che fa Thor. Allora, infatti Lulus dice Liam Hemsworth, che è il fratello appunto di Thor. Dell'attore di Thor. Esatto. Ho capito. Sì, lei è stata con il fratello di Chris Hemsworth. Intanto, scusami, devo leggere un attimo un passaggio, perché Docker dice vuole essere eccentrica e poco convenzionale, ma lo fa male, in my opinion. Ludo si dice anche secondo me è un po' forzata, e Docker dice si possa tutto riassumere con è volgare, sì, però io credo che lei sia volutamente volgare. No, ma che lo sia volutamente, cioè non è questo il punto, il fatto è che può essere anche volutamente, però se non ti riesce, cioè per esempio pure Lady Gaga è stata, come dicevamo nell'ultima puntata, un po' una stessa Billie Eilish, però a loro ci sta, cioè nel senso lo fanno bene, cioè nel senso io non penso che cioè Billie Eilish non credo sia stata volgare. Non volgare, no, scusami, non intendevo volgare, intendo dire che è stata un po' ribelle, diciamo, okay, nel senso, sì. Questo dico, rivoluzionaria. Miley Cyrus l'ha voluto fare, però non le sta bene. Cioè, non voglio dire che lo fa male, voglio dire solo che secondo me non le sta bene. La fa apparire un po' ragazzina che in fase adolescenziale vuole fare quello e quell'altro. Però questa è la mia impressione. Ho capito cosa dici, sì, no, va, sì, perché alla fine lei è, si tratta proprio, il termine era proprio giusto, è volgarità, lei alla fine vuole essere molto provocatrice, volgare nella sua provocazione, mentre per esempio Lady Gaga nella sua provocazione all'inizio vuole essere più, come dire, controversa, quasi macabra, va, diciamo, anche per riprendere un po' di quello di cui parlavamo qualche settimana fa, il video che ci ha mandato Dogger, che poi abbiamo visto della sua performance, quindi c'era quella vena di macabro che era usata come provocazione, come anche non so se ricordi il vestito agli Emmy, mi sembra, no? Agli Emmy Music quello fatto di carne, quello fatto di carne, quindi c'è un po' la componente del macabro per provocare, che è un po' diverso da Miley, che vuole essere, esatto, più volgare, più no, ambigua, più, come si dice, un po' promiscua, più promiscua, va, secondo me c'è una componente di promiscuità nella sua provocazione. Sì, è questo il punto, cioè nel senso sono due tipi di provocazioni diverse, quella che porta Miley Cyrus, a parte che è molto inconcludente, cioè nel senso non porta niente di buono secondo me, poi non è tanto artistica come cosa, cioè rispetto magari a come ci vuole a Lady Gaga, e poi... No, certo.
parere personale mio, che la sua voce non mi fa tanto impazzire. A me piace molto, la voce mi piace molto il graffiato che ha, ha una, un graffiato molto particolare che gli dà anche parecchia potenza secondo me nel cantare, un po' John Floriani, un po' Loredan Bertolacci. Ma quello il padre, io so che il padre, cioè in realtà il padre era un cazzo di cantante country. Il padre era il vero padre, cioè quello che lo faceva. Era il vero padre. Io poi, sì, perché poi io, essendo diciamo appassionato, tra virgolette, di Anna Montana, ovviamente, degli Anna Montana. E anche un po' di country, il padre c'era un cazzo di cantante, c'era abbastanza potente come cantante country. E tra l'altro c'è una canzone che in realtà è country, cioè nel senso una canzone di Miley Cyrus che si chiama tipo Nobody's Perfect, che in realtà è del padre. E lei in versione... Ah, no. Io tanto sto cercando, ho aperto questo perché stavo cercando. Ah, ecco, Trace. E quel fratello. Questo è quello dei cosi, come si chiama? Metro Station, cazzo, è vero. Billy Ray Cyrus, eccolo là, è lui. Sì. È lui, Billy Ray Cyrus. E quindi, cioè, lui gli ha anche fatto da compositore per qualche pezzo, in pratica. Sì, c'è proprio un pezzo che lei ha rifatto, cioè nel senso ha preso il pezzo. Ah, tipo coverato, diciamo. Coverato e l'ha rifatto, diciamo, in chiave di Anna Montana, diciamo. Ci sta. Allora, scusa, Lula si dice che lei e Liam Hemsworth sono stati insieme per tipo 10 anni, però di tira e molla. È stato lui la prima volta di cui parlava Fra. Ok, quindi lui è stato quello, diciamo, dopo la sua prima volta con Liam Hemsworth, lei... ha avuto questo rigetto per il mondo di Anna Montana. 5 anni di pausa, si sono rimessi insieme, sono sposati il giro di pochissimi anni e ho divorziato dopo tipo 20 giorni, quindi figurati un po'. Ma ti dirò di più, io ho visto anche un film di Miley Cyrus con il fidanzato, che faceva proprio il fidanzato di Miley Cyrus, tipo una storia dove sta il padre che muore, cioè veramente una storia tristissima. Quel film è molto bello, te lo consiglio, veramente lo consiglio. No, ragazzi, veramente, a parte tutto, è un bel film, ve lo consiglio. Volentieri. Però non mi ricordo come si chiama. Allora, se ce lo giri, poi magari lo condividiamo su Discord, lo mandiamo sul nostro server Discord. Jason consiglia questo film. Sì, comunque Dogger concorda in toto con te, Jason, sulla tua. Quindi io posso dire che la mia è un po' una popolare opinion su Miley Cyrus, va, diciamo. Forse sì, sei tu la popolare opinion. Parte 2 del format Jason. Io qua stavo ridendo. I segreti di Jason. Ecco, The Last Song. Bravi, esattamente. Ecco, che mi sa che l'ho visto anch'io sto film, lo sai? Che ci sta tipo il padre che soffre di cancro, lei, cioè sono divorziati. No. Non mi ricordo questa parte, allora no. Allora, forse mi sono visto il film di Anna Montana. Il film di Anna Montana. C'è il film di Anna Montana. L'ho visto pure io. Direi che questa, come sempre, questo segmento di Langone Napoleon non ha detto nemmeno questa settimana. È sfociato anche un pochino nel gossip. Un po' nel gossip. Questo è anche giusto così, dai. E andrei quindi a vedersi. Scusa, Ludos dice che lì si sono conosciuti sul set di quel film, si sono conosciuti lui, lei e lei, quindi capito, era il primo loro incontro e si sono anche messi insieme. E ci conferma anche che c'è il film di Anna Montana, quindi... Sì, ci sta. Scusa, sto facendo... il giorno dopo l'angolo di Napoleon forse non darò un tentativo alle canzoni di cui parliamo. Ma raga, secondo me dovreste dargli un tentativo. Guarda, io sono sempre a prescindere, bisogna sempre provare ad ascoltare. Sì, ascoltate Prisoner e Snowman. Sono davvero due pezzi molto belli, molto belli. Il salotto sotto sopra è un po' troppo figo per queste canzoni. Sì, un po' edgy. Allora, io chiederei quindi al pubblico di stare molto attenti perché oggi...
parliamo di un nuovo format nella clip della settimana. Quindi siete pronti? In questo nostro piccolo momento mandiamo una clip della settimana precedente del salotto sottosopra, che ci ha particolarmente divertito, ci ha particolarmente interessato. Quindi io chiedo alla regia di andare. Stasera cominceremo una nuova saga. Non muoia. Vai tu. Continua tu. Veramente sta morendo. Non è stage. Ok. Allora, come prima cosa. A tutti, stasera cominceremo una nuova saga. quindi vai. Questo è il mio momento fantastico di ieri sera. Allora, di che cosa parlavamo ieri sera? Ieri era l'inizio di un nuovo format, un let's play di Stardew Valley, che è un farming game. È un farming game. Dogger dice: questa è meta recitazione. Praticamente sì. Allora, è un farming game, Farming Simulator, che è anche un po' più complesso, però c'è tanta componente di trama, tanta componente anche di avventura, combattimento, un po' di RPG, un po' di tutto. L'abbiamo iniziato a giocare da multiplayer ogni martedì alle 22, perciò abbiamo spostato il rovescio della medaglia al mercoledì. E che cosa succede praticamente? Dovevo fare l'introduzione, visto che è un Farming Simulator, dovevo fare l'introduzione da campagnolo, va? E quindi mi sono messo in testa il cappello di vaglia, che mo c'ho là, non lo posso vendere, però il cappello di vaglia e uno stuzzicadente e uno stuzzicadenti in bocca. Credo che mentre parlavo con lo stuzzicadenti in bocca si sia spezzata l'ultima parte dello stuzzicadenti e me la sia ingoiata, e quindi mi sono strozzato con quello stuzzicadenti. E dunque diciamo, questo affogare derivava proprio dal mio strozzarmi con questo fantastico stuzzicadente. È stata un'esperienza estremamente emozionante, molto emozionante. Ma tra l'altro poi la cosa divertente è che nessuno parlava, cioè infatti mi guardavano a strozzarmi, ma nessuno prendeva, diceva vabbè, questo povero Cristiano si sta strozzando, prendo io, schiatta, crepa, muori. E quindi questo è stato il fantastico, la fantastica clip. Se volete riprenderla potete vederla sul nostro canale di Twitch, c'è ancora il VOD di ieri. Ovviamente come sempre funziona tutto, ma non funziona niente anche ieri, se si applica questa regola, perché io sono entrato un'ora dopo da quando sarei dovuto entrare, perché non mi riuscivo a connettere. Quindi fantastico, ogni martedì alle 22 Stardew Valley, se volete recuperare la prossima puntata. E io direi che ci accingiamo a questo punto alla fine, giusto? Eh sì, arriviamo alla fine, e ovviamente è sempre un segmento emozionante. Io prima di tutto, se permetti, vorrei salutare tutti quelli che ci hanno seguito. Ovviamente su Twitch, se la live vi è piaciuta, se questo format, questo podcast vi aggrada, vi invito a seguirci anche settimana prossima, mercoledì alle 6:30. E ovviamente chi non ci segue su Twitch, lasciate un bel follower e seguiteci su Twitch. Ovviamente seguiteci anche su Instagram, sulla nostra pagina Instagram, il salotto sottosopra. E ovviamente, come dicevamo prima, se avete in mente delle popular opinion o magari altre cose volete mandarci, scriveteci al salotto sottosopra @gmail.com. ovviamente non se è mezzo, diciamo varierà l'orario, poi magari chi ci segue su Instagram capirà. Potremmo anche spostarci d'orario, c'è questa possibilità, che in queste ultime due settimane siamo andati un po' prima, forse potrebbe diventare anche l'orario ufficiale, c'è la possibilità. Ok, valuteremo. E infine, diciamo, se come ci ricordava il nostro Stream Element, potete seguirci anche su Discord. E, ovviamente troverete il banner nelle info qui sotto, unitevi al canale così potete parlare anche di questa live che state guardando. Io, maestro, se lei è pronto. Allora, posso dire una cosa? Allora, potete anche, vi ricordo che potete usare anche i comandi scattivo Discord e otterrete quindi il magico link di Discord direttamente in chat
per seguirci, per entrare nel nostro server di Discord e avere un rapporto tête à tête con noi. Con noi. E poi soprattutto, scusa se mi intrometto ancora, potete anche seguirci su YouTube. Maestro, lei si è... Ok, no, si era un attimo... si era un attimo congelato. Io non la sento, in realtà. Non mi sente? Adesso la sento, perfettamente. Okay. Comunque, posso proporre una cosa? Sì, prego. Quando facciamo quest'ultimo segmento, ci diamo del lei. Va bene, maestro. Posso darci del lei. Scusi, maestro, prima di... vorrei chiamare un attimo la regia prima di finire con questo segmento. Prego. Posso? Buonasera alla regia, buonasera. Buonasera carissimi. La regia, lei si è attivata il coso? Si è attivata il microfono? Su... Sì, mi sono attivato il microfono. Okay. Alla regia, io questa volta non la bannerò, infatti alzo le mani, non ho intenzione di bannarla. Buonasera. Guarda, ho visto la mano di Jason che adesso... Io posso continuare a parlare, siete dei figli di puttana. Io attenzione, ho ormai capito, viene bannato a prescindere. Tanto regia sta continuando a parlare sicuramente. Mamolea, regia, mentre offline. No, però volevo chiedere una cosa, dopo al ban, seriamente volevo chiedere una cosa alla regia. Scusa regia, allora io ti volevo ringraziare per tutto quello che hai fatto stasera e sempre del tuo contributo. Poi volevo chiederti se vuoi presentarci il fantastico format di domani. Ci dai un insight su quello che succederà domani, perché so che avrai un ospite molto speciale, molto intelligente, molto... Nel frattempo sei laggato mentre dicevi queste cose. Comunque sì, domani per il nuovo format del Costantino degli Scacchi non ci sarà più la sfida di Bet-Harmon, ma diventerò proprio come prima mano coach di uno dei miei tanti allievi e... Durante lo stream vedrò di dargli consigli e vedere come se la cava e magari insegnargli qualcosa. Ottimo, ottimo regia. Quindi ragazzi, se volete domani i miei tanti allievi, dice Dogger. Sono parecchi. Gran maestro di scacchi la regia, scusate, con Costantino. Allora voglio chiedere, Costantino, dacci uno slogan per... In 5 parole, uno slogan che possa convincere tutti quanti a entrare nella live domani. 5, te le conto. 5 parole? Sì. Sarò 5 parole, te ne sono rimaste altre 2. Ti faccio diventare... Sarò 5 parole, ti faccio. Perché quasi 5 parole. Se volete sapere cosa significa questa frase in codice, che mostreremo adesso a schermo, sarò 5 parole, ti faccio, collegatevi domani alle 20 su Salto TV per il Costantino degli Scacchi, dove scoprirete anche chi è l'ospite misterioso di domani. Attenzione. Jason, torno a darle del lei, maestro. Esatto, maestro. Questo è il segmento che la ASMR da il futuro. Maestro, io se posso presentare questo anche come il segmento di maggior successo, anche certo. Quello forse diamo il meglio di noi, un po' forse. Certo. Quindi, diciamo, io come sempre, se lei è pronto, io le do il là. Melodia bemolle, per favore, come sempre, se è possibile. Tutto è possibile, maestro. Grazie. Allora, io parto. Questo è l'ASMR da il futuro. Eh,
Ecco, io mi emoziono sempre alla fine di questi segmenti. Oggi quindi... siamo stati molto bravi, posso dire. Docker dice: mi pento di aver donato, ma chi sostituo Gallia? Signor Docker, l'ASMR dal futuro è un'arte fantastica e l'unico motivo per cui non è ancora compresa è che viene da il futuro e non da il presente. Oggi siamo stati molto bravi. Va bene, allora, grazie a tutti di nuovo per averci seguiti. Ci vediamo domani alle 20 per Costantino degli Scacchi e non perdete l'appuntamento di fine settimana, venerdì alle 22 con Sfida all'ultima risposta, dove il nostro campione Lollo difenderà per la prima volta il suo titolo di campione universale. Buona serata a tutti e ci vediamo la settimana prossima mercoledì qui con me e Jason per il rovescio della medaglia podcast. Volevo fare un raidino ma non ci sta nessuno online, cioè, aveva adocchiato una persona ma non c'è più, quindi ciao.